27 aprile 2019, una giornata importantissima per i soci della Banca Popolare di Sondrio, il gruppo bancario nel centro delle Alpi. Oggi infatti si approva il bilancio. A darci il benvenuto, come sempre, Paolo Lorenzini, responsabile delle relazioni esterne della Banca Popolare di Sondrio, che ci introduce in quella che sarà l'assemblea e in tutte le novità che riguardano questa giornata di festa per tutti i soci. Grazie Paolo, ben ritrovato. Grazie a voi, grazie alle telespettatrici e telespettatori. Sì, è una festa anche quest'anno, perché anche quest'anno diamo il dividendo. È stato il 2018 un anno molto buono, la banca ha lavorato bene e anche il 2019 si prospetta altrettanto un anno molto interessante. Mi viene da dire, siamo ancora qua perché siamo ancora una banca popolare di nome, di fatto una banca popolare vicina a quello che è la gente, vicino a quello che è il territorio dove va a radicarsi e soprattutto vicino anche alle attività imprenditoriali, anche piccoline. La nostra volontà è quella di stare sempre più che mai banca che segue i bisogni della collettività e ormai siamo quasi arrivati ai 150 anni, siamo nati nel 1871 e da quando siamo nati tutti gli anni noi diamo il dividendo. Guardiamo con attenzione, come dicevo un attimo fa, alle attività del territorio, ma guardiamo molto con attenzione quello che è il comparto della nostra terra, che non è solamente la Valtellina, ma anche la terra di Lombardia. Abbiamo anche le propaggini a Roma, in Piemonte, in Alto Adige, in Veneto, ma la nostra è una banca che più che mai tende a radicarsi nel territorio dove va a instaurare le proprie filiali, le proprie dipendenze. E soprattutto siete anche una banca, il gruppo bancario nel centro delle Alpi, questo non è da sottovalutare. No, è molto importante perché siamo un gruppo bancario attento alle esigenze delle persone che vivono la montagna e non solo. E per noi il fatto di essere radicati al centro delle Alpi è molto strategico, ma anche a livello di mentalità. Per noi la montagna unisce e non divide e soprattutto la montagna è fatta di persone semplici, è fatta diciamo così, di tante persone che vivono il quotidiano e che hanno bisogno sempre di più di una banca che sia vicino a quello che è la loro esigenza, diciamo così, anche familiare. Ripeto, non è scontato il fatto che siamo ancora banca popolare e ci teniamo tantissimo a poter rimanere tali. Perché è realmente determinante, e lo ribadisco ancora, lo risottolineo, la vicinanza con il territorio e con le famiglie. Paolo, come si svolgerà questa giornata? Ma è una giornata dove verranno logicamente presentati i risultati del 2018, è una giornata dove gli amministratori, perciò sia il presidente professor Venosta e sia il consigliere delegato dottor Pedranzini, parleranno di numeri e oltre ai numeri si parlerà anche di quello che è lo sviluppo del gruppo bancario, perché la Popolare di Sondrio ormai è un gruppo bancario con tante realtà che oggi andremo a scoprire una a una con una carrellata all'interno di quelli che sono gli stand preparati appositamente per presentare anche ai soci quello che la Banca Popolare, o meglio il gruppo bancario, è oggi attualmente per tutti. Buon lavoro allora. Grazie, buon lavoro anche a voi. Andiamo e guardiamo. Grazie. Nella tradizionale cornice del Pentagono di Bormio, sabato 27 aprile, i soci della Banca Popolare di Sondrio si sono riuniti per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, chiuso con un utile netto di 110,08 milioni di euro, risultato della sola attività ordinaria, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione. Le buone performance sono frutto del margine di interesse, delle commissioni nette dei servizi, della riduzione delle rettifiche di valore e del positivo effetto del pagamento di un dividendo straordinario di 20,8 milioni di euro da parte della partecipata Nexi SPA.
Un risultato positivo che risente però dell'andamento negativo dei mercati e dei 32,2 milioni di euro dei contributi per la stabilizzazione del sistema bancario. La Banca Popolare di Sondrio, fondata nel 1871, è l'ultima di importanti dimensioni, insieme a quella di Bari, a non passare alla struttura di società per azioni. Una prospettiva di crescita, pur in un contesto economico e finanziario, rimane estremamente complesso e non fonte di grandissimo ottimismo, però la struttura della banca è forte, non abbiamo gravi problemi che siano maggiori o diversi rispetto a quelli che hanno tutti, insomma, quelli che, appunto, che riguardano il contesto. La crescita continua del personale è un elemento significativo, a parte far piacere in sé, ma è un elemento significativo, no? Assume e investe chi ha fiducia nel proprio futuro, e quindi noi questa fiducia l'abbiamo e cerchiamo anche di agire quotidianamente per realizzare. E la banca sta bene perché la banca produce utili, perché, come ho detto oggi, quest'anno l'utile è un po' inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, ma sono utili reali, utili che tengono conto di un credito che è adeguatamente coperto. Abbiamo degli indici di copertura sull'intero coacervo degli NPL, di tutto il credito deteriorato, in particolare sulle sofferenze, quest'ultime sono coperte quasi al 70%, siamo ai massimi livelli di copertura a livello di sistema, per cui vuol dire che quello che abbiamo rappresentato in bilancio come credito è un credito che è recuperabile. Il fatto che sia recuperabile lo tastiamo ogni giorno perché vediamo che le previsioni di recupero vengono sempre smentite avendo maggiori introiti e quindi sopravvenienze attive. Questo ne abbiamo parlato anche oggi in assemblea, qualche socio ha sollevato il problema. È vero, mettere fieno in cascina a volte è utile, magari fa fare qualche sacrificio in più sul dividendo, però poi sono sempre somme che nel tempo si ripagano. Importanti sono anche le novità sul fronte dell'acquisizione della Banca Emiliana Caricento. È un territorio molto bello rispetto al quale, anche se è un territorio piatto e noi invece siamo un territorio montuoso, però ci sentiamo molto vicini come modo di fare, come approccio alle cose, come approccio al business. È un territorio ricco, è una banca bella che è stata gestita bene. Non ci attendiamo che ci dia gravi problemi, se non le asperità normali in qualunque integrazione, e anzi confidiamo che poter trarre da questa unione delle sinergie significative e farne, come dire, una base per l'ingresso in forza in un territorio che non solo nel ferrarese, intendiamoci, è per noi molto importante, è confinante con i territori di nostro tradizionale insediamento, è un territorio economicamente valido, vediamo buone prospettive. Caricento è più vicina, oggi abbiamo assunto queste delibere tecniche, come sapete le banche sono sottoposte alla vigilanza, noi siamo sottoposti a vigilanza BCE, Caricento è sottoposta a vigilanza Banca d'Italia, ma non solo, perché essendo di proprietà di una fondazione è sottoposta anche alla vigilanza del MEF. Questa è una delibera tecnica che non va a mettere in discussione la delibera che era stata assunta lo scorso anno con un aumento di capitale dedicato con esclusione del diritto di opzione, va soltanto a prevedere dei tempi un po' più lunghi che sono necessari per chiudere l'operazione e una tecnicalità di tipo diverso per metterla a punto. Ma all'orizzonte ci sono anche nuovi investimenti. Dossier concreti sul tavolo, abbiamo quello di Farbanca, abbiamo questa manifestazione di interesse vincolante, non siamo ancora arrivati al closing, ma anche qui vogliamo approcciare modalità diverse di conquistare la nostra clientela andando su segmenti specifici e utilizzando il digitale per svincolarci dalla presenza territoriale. Presenza territoriale che secondo noi rimane un fulcro, un pilastro importante per la conoscenza dei territori, ma che deve essere oggi più di ieri supportata dal digitale.
Al centro del dibattito anche il caso Costruzioni Cossi, operazione che prevede la ricapitalizzazione della società da parte delle banche tramite rinuncia alla maggior parte dei propri crediti per un valore di 24 milioni di euro, consentendo di mettere al sicuro anche 200 posti di lavoro. È il segnale della volontà di non abbandonare la partita alle prime difficoltà, insomma, ecco, quindi di fare anche molti sforzi, e sono stati fatti dalla struttura della banca, da certi nostri dirigenti e funzionari, molti sforzi, ma non dico sforzi finanziari, sforzi di fantasia, di attivazione, di seguire le cose, no? Nella prospettiva di consentire la soluzione di un problema che altrimenti avrebbe dato, insomma, avrebbe fatto un po' male sia alla banca per quanto riguarda i suoi crediti, ma sia all'economia della provincia. Ci sono 170 famiglie che campano con gli stipendi della Cossi, insomma, è una bella impresa, ha avuto un momento di difficoltà finanziaria, temporanea, insomma, è in grado di risollevarsi, l'imprenditore è valido, vale la pena di spendere, di impegnarsi per raggiungere risultati di questo genere. Non ha voluto far mancare la sua presenza l'assessore regionale con delega alla montagna Massimo Sertori, valtellinese DOC. Assessore, una presenza importante la sua oggi qui all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio, la banca nel cuore delle Alpi, quindi che rafforza ancora di più l'importanza di un territorio montano. Beh, una banca cooperativa che ha aiutato molto questo territorio, sia da un punto di vista economico per tutto il tessuto sociale della Valtellina, ma non solo, ma anche da un punto di vista occupazionale, perché ci sono migliaia di valtellinesi che lavorano presso la Banca Popolare di Sondrio, una banca che fa del modello valtellinese un modello esportato anche in altri territori d'Italia, perché la Banca Popolare è molto presente a Roma, ma a Milano, ma in Svizzera, e diciamo che il modello valtellinese mi pare che abbia dato soddisfazione, per cui è un fiore all'occhiello della Valtellina questa banca, e spero che possa poter andare avanti così anche nel prossimo futuro. Montagna, questo ambiente da salvaguardare il più possibile, da valorizzare, un po' lo scopo, l'obiettivo del suo assessorato? Beh, la montagna è un ambiente, è un paesaggio, è un ambiente a disposizione di tutti i cittadini del mondo, paesaggi stupendi ma anche fragili, che quindi devono essere preservati, e diciamo il mio assessorato si pone come uno dei principali obiettivi quello di creare le condizioni perché gli abitanti della montagna vi possano restare, ci possono vivere dignitosamente. Quindi la montagna è bella, ma bisognerà anche creare le condizioni di vivibilità. È chiaro, evidente che in montagna i servizi costano di più rispetto alla pianura, e quindi bisogna attuare dei principi perequativi che consentono alle persone che vivono in montagna di poterci vivere e quindi di poter mantenere queste bellezze che sono a disposizione di tutto il mondo. Olimpiadi 2026, la Valtellina può essere protagonista, l'impegno di Regione Lombardia, il suo in particolare qual è? Beh, è un impegno importante. La Regione Lombardia ha detto chiaramente che a questa avventura delle Olimpiadi c'era ed è presente nel momento in cui è presente la Valtellina, ovvero la montagna di Lombardia. Ricordo che la Lombardia il 40% del proprio territorio è in montagna. Noi in Valtellina siamo capaci di ospitare eventi come questi, lo abbiamo già dimostrato, abbiamo la fortuna di avere un territorio stupendo che si presta, noi ci crediamo molto nelle Olimpiadi 2026 e con orgoglio, devo dire, da valtellinese mettiamo a disposizione il nostro territorio, il nostro sapere a tutto il mondo, perché evidentemente le Olimpiadi sono un evento mondiale che darà lustro e vetrina, qualora dovessimo essere aggiudicatari, e tutti noi lo auspichiamo, all'Italia intera, ma ovviamente alla Lombardia e alla Valtellina, per cui ci mettiamo a disposizione del mondo con i nostri territori stupendi, fantastici, incrociamo le dita. Devo dire che i sopralluoghi da parte del CIO sono andati molto bene, la Valtellina ha vinto l'esame a pieni voti, per cui adesso aspettiamo giugno con serenità, ma anche consapevole di aver fatto tutto quello che era possibile per aggiudicarci questo evento che ritengo essere assolutamente importantissimo, straordinario per l'Italia, per i valtellinesi, per tutti. Il giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria è anche l'occasione per presentare ai soci le tante attività e offerte della banca. Siete soci della banca? Sì. Da quanto tempo? Mica tanto, una decina d'anni. Come si trova? Abbastanza bene. Grazie. Soci voi della banca? Sì.
Da quanti anni? Quanti, Franco? Non 10 di più forse anche. Si trova bene? Sì. Quali sono i servizi che lei utilizza? Pagamento delle bollette, conto corrente, la pensione, un po' di tutto. Quando compro qualche azione. Quindi il giudizio è positivo? Sì. Grazie. Da quanti anni lei è socia? Da una vita. Come si trova? 80 anni, perciò benissimo, perché mi faccio poi consigliare dal direttore, via. Cosa fa? Me li spende tutti. Quali servizi utilizza di solito? Guardi, non le rispondo neanche perché non lo so, io vado in base a quello che dice il mio dottore. Massima fiducia? Sì, abbastanza. Per adesso mi sono sempre trovata bene. Lei? Tutto a posto. Il gruppo Banca Popolare di Sondrio, insieme ad altri due partner, ha deciso di dare una nuova visione alla mobilità con Rent2Go. Esatto, insieme ad Autotorino e al gruppo Barchetti hanno investito su questo progetto per rispondere alla crescente domanda di servizi di mobilità. Quindi i clienti che erano abituati in passato ad acquisire veicoli per le proprie esigenze di mobilità oggi scelgono il noleggio a lungo termine per soddisfare queste necessità, passando quindi da una logica di proprietà ad una logica di utilizzo, in modo tale da non dover impiegare dei capitali iniziali ingenti, utilizzare dei veicoli e ad avere tutti i servizi che sono associati ad un veicolo, quindi le assicurazioni, le manutenzioni, i pneumatici, tutto ciò che ruota attorno all'utilizzo di un veicolo. Questo chiaramente scarica il cliente anche dalle incombenze burocratiche, quindi è un utilizzo a cuor leggero, come diciamo con la nostra pubblicità. Quindi sicuramente tanti vantaggi, serve solo un cambio di mentalità che voi aiuterete insomma ad effettuare. Esatto, stiamo accompagnando il cambiamento perché comunque la sharing economy ha dato un impulso a tutte le formule che prevedono un utilizzo di un bene, anche per rispondere diciamo alle esigenze del mercato che prevede il noleggio di tutto ciò che si svaluta e l'acquisto solo per tutto ciò che si rivaluta. Quindi accompagniamo il cambiamento. Beppe Suisse oggi qui in questa importante giornata perché la Banca Popolare di Sondrio è anche in terra elvetica. Sì, siamo orgogliosi di portare il nome della Banca Popolare di Sondrio in Svizzera, questo si può dire lontano 1995, eravamo partiti in 7 persone, una start-up, oggi siamo in 330 con più di 5 miliardi di totali di bilancio. Abbiamo fatto tanta strada, ma la stessa che anche i numerosi lavoratori italiani, i valtellinesi in primis, hanno fatto prima di noi, tante aziende, il forte interscambio commerciale. Poi ci siamo affermati via via come banca locale, presenti nelle diverse regioni linguistiche, Svizzera italiana, nell'Engadina, Svizzera tedesca e da oltre 5 anni anche nella Svizzera francese. In giornate come queste si celebrano dei personaggi che hanno delle importanti relazioni con il territorio svizzero. Quest'anno il testimonial è il professore Veronesi. Sì, abbiamo dedicato la parte culturale della nostra relazione d'esercizio a Umberto Veronesi, che è stato uno scienziato, un ricercatore in un campo molto importante della medicina, quindi nell'oncologia. Quello che abbiamo fatto con questa dedica è anche questo nel solco della nostra tradizione, cioè di dedicare attenzione ad un personaggio che ha avuto delle esperienze sia da parte italiana che da parte svizzera, un po' come più modestamente ha fatto il nostro gruppo. Con Simone Bini Smaghi, vice direttore generale, parliamo di una realtà importantissima, Arca, che per il 7° anno si è aggiudicata il premio Alto Rendimento. Sì, è il 7° anno consecutivo che vinciamo il premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore, che è un premio importantissimo per le società italiane presenti nella gestione del risparmio. E tra l'altro nel 2018 avevamo vinto il premio Alto Rendimento sui 20 anni, quindi che è molto prestigioso anche quel premio, perché
essere primi su 20 anni è un aspetto non banale per i risparmiatori che ci affidano i loro risparmi tramite la Popolare di Sondrio e anche per chi investe nel nostro fondo pensione, perché chiaramente un risparmiatore che aderisce al nostro fondo pensione si aspetta di avere dei risultati positivi nel lungo termine, perché l'aderente al fondo pensione in media sta almeno 25-30 anni nel nostro fondo pensione, quindi avere dei risultati di qualità sul lungo termine è estremamente importante. Qual è, diciamo, la peculiarità di Arca? Beh, Arca è una delle prime società del risparmio che nasce proprio sulla volontà di banche popolari come la Popolare di Sondrio, e da allora è l'unica che è rimasta ancora col suo marchio e naturalmente al servizio di centinaia di migliaia di clienti affezionati alla qualità di Arca, qualità molto elevata, perché naturalmente noi teniamo e investiamo moltissimo per dare risultati continuamente nel tempo ai nostri risparmiatori. In questo attuale periodo quali sono gli investimenti più sicuri che voi consigliate ai risparmiatori? Beh, noi siamo molto attenti a investire nell'economia reale, cioè portare il risparmio verso le aziende eccellenti del nostro paese. Credo che questa sia oggi una missione estremamente importante che tra l'altro caratterizza proprio una società italiana. Abbiamo delle aziende che sono delle eccellenze che devono crescere rapidamente in dimensione per poter essere presenti sui mercati internazionali che vogliono i prodotti italiani. Quindi dobbiamo aiutare queste aziende a crescere e a essere presenti, strutturandosi in una maniera più manageriale per poter portare la qualità, l'eccellenza, l'innovazione dei loro prodotti dove c'è la domanda, sui mercati asiatici ad esempio, dove ci sono milioni di consumatori che sono molto interessati ai prodotti italiani. Factorit è una realtà che nasce nel 1978 per volontà della Banca Popolare di Sondrio. Parliamo di questa importante realtà. Sì, allora Factorit è la quarta società di factoring in Italia. Abbiamo un volume d'affari che è di 13 miliardi e 400 milioni di euro, che è l'ammontare dei crediti che ci vengono ceduti dai nostri clienti. Operiamo su tutto il territorio nazionale e abbiamo qualcosa come 1500 cedenti attivi e 70.000 debitori ceduti. Siamo la quarta società di factoring in Italia e siamo, diciamo, a seguire dei grandi gruppi bancari come Intesa, Unicredito e BNP Paribas. Quindi, come dire, è un posto di prestigio proprio perché, tenuto considerato quanto è la dimensione della Banca Popolare di Sondrio, siamo sicuramente un apporto interessante e importante per la fornitura di servizi alle aziende che sono clienti sia della Banca Popolare di Sondrio ma anche delle aziende con le quali noi operiamo direttamente. 2018 come è andato? 2018, come dicevo prima, è stato soddisfacente, i volumi sono cresciuti del 4,5%, quindi abbiamo attivato dei nuovi canali, soprattutto nella seconda parte dell'anno abbiamo attivato il canale digitale che è fatturapagata.it, un portale che abbiamo messo a disposizione inizialmente soltanto della clientela della Banca Popolare di Sondrio per smobilizzare nel giro di 48 ore crediti da 5.000 euro fino a 100.000 euro. Quindi il cliente, sì, cliente della Banca Popolare di Sondrio, si può collegare al portale fatturapagata.it, inserire i propri dati, vedere a seconda delle scadenze delle fatture che lui avrebbe intenzione di cedere, quale potrebbe essere il netto ricavo che potrebbe ottenere e decidere se l'operazione gli interessa proseguire nell'accreditamento dell'operazione oppure rinunciare a seconda delle sue esigenze. Diciamo che è un servizio che abbiamo appunto attivato soltanto nella seconda parte del 2018, però a fine anno aveva già dato dei risultati più che interessanti, tant'è vero che avevamo anticipato fatture per quasi 4 milioni e mezzo, avendo come clientela circa 700 clienti attivati. Direi una cosa interessante. Nel 2019 proseguiremo nello sviluppo di questo canale fintech, tant'è vero che siamo già partiti con lo smobilizzo dei crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione, quindi tutte le aziende che vantano crediti nei confronti degli enti pubblici con la certificazione dei propri crediti li possono smobilizzare fino a un importo massimo di 250.000 euro.
La cultura è parte integrante della filosofia di una banca come la Sondrio e quest'anno viene celebrato il grande Leonardo da Vinci. La Banca Popolare di Sondrio ha anche un'importante attività editoriale che dura da oltre 50 anni. Certo, è un'attività che si sviluppa, come lei ha ben detto, da oltre mezzo secolo e si è espletata maggiormente con una pubblicazione che è un po' un caposaldo, che sono i 14 pittori in Valtellina e Valchiavenna. È proseguita poi con l'ambiente naturale ed umano della provincia di Sondrio, che è qui esposto, che è stato realizzato in occasione del 100° anno della banca, fondata nel 1871. Tra parentesi, siamo al 148° anno di attività. Un'attività, quella editoriale, che si abbina a quella di conferenze, di convegni, oltre a quella dell'editoria quadrimestrale tramite il nostro organ house, che è il notiziario della Banca Popolare di Sondrio, che è sempre incentrata sui temi del territorio. Da Banca del Territorio interpretiamo i nostri valori, la nostra cultura, le nostre origini, perché siamo una banca che ha piedi, testa, oserei dire cervello, proprio nel nostro territorio, e vogliamo salvaguardare i valori, trasmetterli, farli conoscere al di fuori anche dei nostri confini meramente territoriali. Opere quindi di rilievo, incentrati sulle bellezze naturalistiche piuttosto che sulla cultura locale, sull'agricoltura in particolare, sulla vitivinicoltura, come sarà il caso del libro che daremo in dono oggi, però ha anche un aspetto, diciamo, più spiccatamente storico, una storia in questo caso di ampio respiro, un respiro, chiamiamolo, anche internazionale. Perché dico ciò? Perché l'anno scorso abbiamo deciso, nella nostra tradizione, di dedicare i consueti omaggi alla clientela, che si tramutano nel calendario da muro e da tavolo, in un omaggio a un personaggio che tutto il mondo sta celebrando, non stiamo celebrando solo in Italia. Sto parlando di Leonardo da Vinci, di cui quest'anno ricorrono i 500 anni della morte, dico bene. Infatti il 2 maggio ricorre la sua morte. E quindi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto dedicare con questo calendario tutti quegli scritti, quegli appunti che erano riepilogati a mo' appunto di schizzi e di appunti su questo foglio del Codice Atlantico, ripercorrendo questo viaggio e queste annotazioni curiose che comunque hanno una validità attuale e di carattere, se vogliamo, storico, perché contengono delle notizie veramente interessanti e che possono guidare anche il visitatore oggigiorno. Da qui si lega il fatto che in questa assemblea quest'anno abbiamo voluto invitare la signora Marzolla, che conoscerete fra poco, è la proprietaria di una delle 998 copie del Codice Atlantico, il cui originale è conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana, che ha sviluppato uno studio, appunto, essendo entrata in possesso, avendo acquistato questa rarità, ha voluto approfondire questo discorso e potrà raccontare delle cose veramente molto molto interessanti, ricollegandosi appunto a questo evento di portata, oserei dire, europea. Come già ci è stato anticipato, lei è una delle proprietarie di una delle 900 copie anastatiche del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, forse l'uomo di quest'anno. E su questo Codice Atlantico, che davvero contiene di tutto, fa capire il genio di questo personaggio, lei ha realizzato uno studio. Diciamo che ho avuto la fortuna di guardare questi fogli e conoscere un po' di più rispetto ad altri, avendolo in casa. È veramente meraviglioso, perché contiene studi sull'acqua, sul nostro territorio, sulle macchine, e Leonardo è particolare. È molto bello anche lo scritto che Leonardo lascia relativamente a magari a persone che lo criticano, perché lui è figlio illegittimo di un notaio e non ha la possibilità di studiare, però lui dice: io sono allievo della natura.
e critica questi signori letterati che pensano di essere migliori di lui. E lui dice: io non, se posso, non bevo dal vaso, ma bevo dalla fonte, ovvero appunto la natura. E poi racconta nel Codice Atlantico del suo viaggio nei nostri territori. Quindi oggi che siamo qua in Banca Popolare di Sondrio all'Assemblea Nazionale, possiamo vedere il calendario che è 2019, che si è basato appunto sul viaggio di Leonardo sul lago di Como, Valsassina, Valtellina, e ci racconta appunto di terribili orsi, di buone osterie e quindi del vino che la Valtellina produce ancora oggi. E poi possiamo vedere, oltre al calendario, da dove arriva appunto il testo di Leonardo in uno dei volumi che io ho portato. L'aspetto più interessante, secondo lei, l'aspetto che maggiormente l'ha colpita di questo codice? Ogni volta che guardo una pagina scopro qualcosa di diverso, quindi i miei interessi variano di volta in volta, come probabilmente era per Leonardo, perché ci sono a volte le macchine, per esempio, ci sono dei disegni tecnici che fanno invidia ai progettisti che lavorano sul CAD del giorno d'oggi, e parliamo di 5 secoli fa. E le pagine sono davvero tante. Sono tantissime, sono 1119 e di dimensione anche molto grande, perché sono 43 cm per 60 e il Codice Atlantico contiene 1750 disegni, quindi veramente un'enorme fonte di conoscenza. Che cosa significa per lei essere in possesso appunto di questo patrimonio? La cosa che significa per me poterlo condividere, a me piace poterlo condividere, quindi non tenerlo in casa in uno scaffale della libreria, bensì portarlo dove posso e condividerlo anche con i ragazzi. Infatti stiamo facendo anche altre cose, e anche con la Popolare di Sondrio il 29 di marzo abbiamo fatto una giornata sulla cultura con i ragazzi delle medie, per coinvolgere le persone e farlo conoscere un po' più approfonditamente. Tra l'altro generalmente si vedono i disegni più famosi, tipo le bombarde, piuttosto che la circumfolgore, ma ci sono molti fogli non particolarmente conosciuti che contengono altre informazioni molto importanti. Come sempre, l'appuntamento di Bormio è attesissimo dai soci giunti da tutta la Lombardia. Molto interessante l'aspetto culturale scelto dalla banca per quest'anno festeggiare Leonardo da Vinci. Vedo che lei sta leggendo qua. Beh, sto molto apprezzando, sì, è interessante, soprattutto Leonardo è un grande, se dobbiamo dire di più. No, certo, io mi fa veramente piacere, poi ricordo i nostri posti, lo diciamo ancora adesso, Voltolino, quindi. Lei è socio della banca da quando? Non ricordo esattamente, 30 o forse quasi 40 anni fa. E come si trova? Ma sì, dopo non sono uno che mi interessa tanto, perché non è che ci capisco molto per passione, perché mi occupo di case e quelle mi interessano di più. Dopo per la comodità mi trovo bene, certo. La Banca Popolare di Sondrio affronta il 2019 seguendo la tradizione, ma con l'obiettivo di crescere ulteriormente.